Ciao ragazzi, ed eccoci qua, ritornati su Splatoon 2 e finalmente completiamo tutte le modalità con quest'altra modalità che ci mancava sul canale, cioè la zona Splat. Oggi ci occupiamo esclusivamente della zona Splat. Come vi ho detto anche nei video precedenti di Splatoon, praticamente la zona Splat è simile alla torre mobile, alla torre mobile. E praticamente tocca occupare quell'area specifica e più riesci ad occuparla, più tempo passa e più hai possibilità di vincere. Quindi vinci tranquillamente con il colore che c'è presente lì in quella, possiamo dire, in quella zona specifica che decide il gioco. Comunque queste eccole qua le mappe. Comunque poi ci sono stati vari Splatfest, le tartarughe ninja, per fortuna sono finiti. E indovinate un po', siccome sono veramente un esperto proprio grandissimo, sono stato un esperto grandissimo, tanto che l'ho perse tutte. Ho perso tutti i festival e quindi, ragazzi, avevo il 50% di possibilità, ho perso tutti i festival. Ho perso tre festival, sì, erano tre festival di Tartarughe Ninja. Ora vedremo il festival di giugno quale sarà. Comunque seguitemi sui social, specialmente su Instagram, che ci saranno le stories. Ok, eccoci qua con questo look. Andiamo direttamente a fare la zona splat. Non preoccupatevi di quelle crepature che forse oggi posso risolvere. Allora, sono tre partite, come al solito, tutte di seguito. E allora andiamo. Non ci saranno tagli, quindi andiamo, andiamo, andiamo. Cosa mi aspetto in questa zona splat? Mi aspetto che sicuramente non sarò retrocesso, perché se spacca quella sbarra praticamente rivado al rango A. Però vediamo che succede in queste tre partite. Queste tre partite, anzi, questa mappa è stato il primo video di Splatoon sul canale di questa mappa. Voglio ricordare, sì, mi sembra di sì, ragazzi, eh. Sì, mi ricordo con il rullo che passavo qua, sì, giusto. Allora, la zona da occupare è quella laggiù, eccolo là uno. Allora, sarò un po' adesso, ad oggi un po'. Pensavo che mi aveva preso ed ero morto direttamente. Allora, la zona splat è quella laggiù, ancora ve la devo far vedere. La dobbiamo occupare, come state vedendo, già la stanno occupando i gialli di merda. Ok. Guarda sto rullo di merda, quanto mi sta sul cazzo! No, dai. Ma non è possibile. Prima partita, prima persa? Molto probabile, ragazzi, eh. Dai, ma che cazzo, colpa mia che gioco veramente male. Ho ucciso qualcuno. E mori pure te, santo. Vabbè, sì, tutti là, ragazzi. Tutti là. Prima partita persa. Mi mancano 28. 28 possono dire secondi. Sì, dai. Oh, dai, non ci credo. E te, e questo rullo fa fuori tutti. Fa fuori tutti. E possiamo dire che la prima partita l'abbiamo ufficialmente persa. E manco penso che avete visto la zona splat. Anzi, poco l'avete vista, perché in realtà è quello rettangolo laggiù. Quel rettangolo laggiù lo dovremmo conquistare, ma i gialli hanno veramente, possiamo dire, conquistato prima di noi e mantenuto il risultato. Quindi non abbiamo ribaltato il risultato. Perfetto, infatti abbiamo perso. Veramente grandissimi, eh. Prima partita siamo stati veramente forti. Vediamo un po' la seconda se andrà meglio. Vediamo ragazzi, non lo so. Allora, vediamo, certo. Vediamo, vediamo, vediamo. Non lo so ragazzi, eh. Però dipende anche dai compagni di squadra, eppure da me, logicamente. Sinceramente poi non mi aspettavo che la prima partita direttamente persa, così proprio fissa, persa. Manco abbiamo giocato un granché in questa partita, però vabbè. Vediamo in quest'altra se andrà meglio. Ok, abbiamo cambiato pure mappa. Adesso la zona splat è quella laggiù, quella lì illuminata di verde, possiamo dire.
Ok, manco ho visto se abbiamo cambiato i player o no, non lo so ragazzi, sinceramente. Quando parlo mica vedo queste robe, poi mi rendo conto, ma dovrei vedere queste robe. Allora, eccola lì, la zona splat, praticamente dobbiamo occupare con il nostro colore quella zona specifica. E vabbè, qui ci sono veramente tanta roba, lì c'è quello del mirino. Senti, guarda, e vabbè, ma quanti siete voi col mirino? No, figlio bastardo! Si è schizzato via! No, ma non ci credo, lo stavo per uccidere. È schizzato via. Comunque, la zona splat è nostra. Tocca mantenerla. Mi sa che mi sono tippato nel momento proprio sbagliato, eh. Mi sa proprio di sì. Sentite, ragazzi, ma anziché tipparci, andiamo a fare tutto il tragitto. Allora, tocca stare attenti, ci sono le bolle malefiche che se scoppiano. No, non me ne sono accorto, ragazzi, non me ne sono accorto. Dai. Ecco, noi andiamo a più 45, giustamente perché abbiamo conquistato per una gran parte del tempo. E il gioco per far recuperare questi giocatori, questa squadra, ci dà un punteggio che tocca fare. Tipo punteggio extra, ecco, quella cazzo di bomba, manco me ne sono accorto. E quel punteggio extra è più 45, quindi ragazzi appena conquistiamo andiamo a scalare quei più 45 punti che ci ha dato il gioco. Certo che adesso oggi non sto facendo un granché, eh. Poi non c'è gioco da una settimana, vabbè, però. Sto giocando oggi un po'. Non è che mi piace molto il gioco che sto facendo oggi, sinceramente. Loro stanno in vantaggio, ci hanno superato. E non è una cosa molto negativa, molto positiva. Allora, rullo di merda, tu puoi morire tranquillamente. Che cazzarola. Ok, attiviamo il bazooka qui. Come si chiama? E conquistiamo un po' la zona. Qui quanti sono? Allora. Mamma mia! Oddio santo! Oddio! Bella giocata, ragazzi. Bella giocata. Bella, proprio bella. Non me l'aspettavo, eh. No, connessione stabile. No, ti prego. No, ti prego. Ok. No, vabbè, qui sta succedendo veramente un casino. Sta succedendo. E no, non me ne sono accorto, ragazzi. Volevo utilizzare pure il bazooka lì. Loro vanno a più 60 e noi nemmeno. Dai, ma non ci credo. Stavamo. Ok, l'abbiamo riconquistata la zona. Comunque stiamo facendo. Non sembra, ma è una bella partita. Mi dovrei pure impegnare di più. Perché. Guarda, guarda. No, vabbè, io non ci credo. Questi cecchini. Ma poi penso che sono due. Penso che proprio sono due. Due sono micidiali. Cioè che qualcuno andasse lì a rompere proprio i coglioni con qualche bombe. Qualche bomba lì, perché altrimenti veramente rischiamo veramente tanto di perdere la partita. Comunque la zona adesso è nostra. Lanciamoli a bomba, così almeno gli disse. Ah, tetto, tetto, ok, buoni. Boni, 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 no, 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 attento, attento, ok, perfetto. La zona nostra, tocca mantenere questo risultato. Io ho lanciato una robobomba così. Oh, cazzo. Mi insegue. Utilizziamo questo, ok, che almeno. Ok, sta tutto a posto. Più 6, ok, ci siamo. L'abbiamo quasi vinta, attenzione, sì. Che cazzo di recupero che abbiamo fatto. Mamma mia ragazzi, che partita! Che partita, che partitona ragazzi! Dai così ragazzi, dai, dai, dai. Ok, prima partita vinta su due partite. Ok, adesso ce ne manca ultima, vediamo se riusciamo a vincerla oppure no. Comunque, va bene, quella crepatura resta ancora, ma penso che sarò retrocesso prima o poi perché non penso che non riuscirò a fare quelle partite pulite per vincerle e poi passare al grado a più. Comunque andiamo a fare l'ultima partita del giorno di oggi e poi vedremo i risultati. Ok,
Ok ragazzi, eccoci qua, praticamente non è passato tanto tempo. Ok, eccoci qua, perfettamente. Siamo pronti per fare questa terza partita e ultima partita di oggi. Allora, energia stimata 1560. Ok, saremo un po' belle pippe, possiamo dire, perché i gradi maggiori di solito hanno un'energia stimata di 2500 pure di più, ragazzi. Però va bene, perché giustamente siamo nel rango A più, sì, nel rango A e quindi è normale che troviamo questi giocatori un po' strani, attenti. Oddio, io mi devo un attimo. Ok, tranquilli, tranquilli, tranquillo, oddio, ma quanti mi stanno sparando e ora vi beccate questo bazooka, ok. Oh, questo lanciarazzi che io lo chiamo sempre bazooka, non so perché. Tu vieni qua e muori tranquillamente. Oh, bravissimo lui. Ok, zona splat nostra. Attenzione, ora ci dobbiamo concentrare veramente tantissimo perché altrimenti siamo fottuti. Quello dov'era? Ok, sta lì. Sta lì. No, vabbè, siamo fottuti. Ok, no, 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 no. Vabbè. E vabbè ragazzi, che posso fare? Comunque la zona splat sembra che è ancora nostra. Ci sono due giocatori, io mi tippo lì, che sembra una zona sicura. Ora non più. Ora non più. Ecco, ora non più. Però gli ho lanciato la robombomba. Vediamo che fa. Ah, per poco. Per poco. No, hanno conquistato benissimo la zona splat. Adesso è proprio viola, viola, viola. E tocca stare veramente attenti a questi lanciarazzi. Buono, buono. E vabbè, sarò morto, ragazzi. Erano troppe, troppe appicci bombe. Che potevo fare io lì? Sinceramente, ero sull'angolo e non me l'aspettavo, però ci può stare. Allora, loro ci hanno recuperato in un modo veramente assurdo. Però dobbiamo anche provare a fare qualcosa. Gli ho lanciato la bomba. Non avevo inchiostro. Era lì. Vabbè. Mi hanno splattato. Insomma. Lì mi mancano 30. Però stiamo tutti lì. Tutti concentrati lì. Io mi sa, ragazzi, lo sai. Ok. Lo sapete che faccio? Adesso faccio così. Come va? Va, tocca rischiare tutto per tutto, ragazzi. Tocca veramente rischiare tutto per tutto. Allora, tutti qua stanno. Ah, dai, però gli ho lanciato qualche lanciarazzo. Non gli ho fatto niente a nessuno. Peccato, veramente peccato. Tocca recuperare, ragazzi. Forza, forza. Dai, la PC bomba. Non mi fregate più, cari miei. Buoni, 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 buoni. Manteniamo il risultato, cari miei. Manteniamolo. Ok, tranquillo. Buono, 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 buono. Allora. Ok. Mamma mia, tocca. Ma che sto facendo io adesso? Mamma mia, mi sento un pro. Un pro, un pro. Un pro. Un pro. Ecco, un prosciutto. Mi sono sbagliato. Dai, per fa... No, vabbè. È finita, ragazzi. Lo possiamo dire, è finita. Dai, ma stavamo veramente recuperando lì in quel momento. Non mi aspettavo questa cazzo di giocata da parte mia. Poi non hanno approfittato gli altri e non hanno giocato bene, sinceramente, se parliamo proprio giustamente. Però, ecco qua. Mannaggia loro. Dai, conquistate, per favore. Dai, 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 che mi tippo da voi. Più lontano possibile dai nemici, altrimenti mi fanno veramente fuori. Dai che vi aiuto. No, bastardo, lo stavo per killare. Lo stavo per splattare. Buono tu. Ecco, ti ho splattato proprio adesso. Allora, tocca mantenere adesso, tocca mantenerlo questo risultato, per favore ragazzi, per favore. Se manteniamo questo risultato, abbiamo fatto una grande giocata, siamo in vantaggio, attenzione. Allora, faccio un po' di difesa qui. Allora, metto un po' di bombe lì. Ok, vinto!
Oh, mamma mia, ragazzi! Manco ho visto quanto mancava perché ero concentrato a difendere e abbiamo vinto questa partita. Veramente due partite, le ultime due, veramente interessanti e veramente riproduttive, ragazzi, come risultato. Mi sono veramente piaciute queste due partite che abbiamo fatto oggi. Comunque, vabbè, ragazzi, questa zona splat è tutto. Io penso che può bastare così il video di oggi. E quindi va bene così. Ebbene ragazzi, questo video può finire così, spero che vi sia piaciuto. Lasciate like se è per questo, ho fatto veramente due giocate veramente grandiose, le ultime due, veramente due partite grandiose. E per questo lasciate like ragazzi. E chi non è iscritto iscrivetevi subito, mi raccomando, i social sono qua sotto in descrizione, Instagram lollo02thebest e Telegram chiocciola lollo02thebest. Ragazzi, io vi saluto e ciao.